Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con i fatti e le opinioni. Dopo le elezioni regionali è il momento dei commenti per comprendere un po' più a freddo, dopo insomma, i festeggiamenti, le delusioni, le prime reazioni dopo il voto, per comprendere insomma, qual è l'esatta rappresentazione del voto e anche del non voto che gli abruzzesi hanno dato il 10 marzo. Soprattutto quali sono gli scenari che si aprono sia in Consiglio regionale che per le coalizioni che sono state chiamate alla prova elettorale in Abruzzo. Lo facciamo con i parlamentari eletti in Abruzzo, alcuni dei quali sono anche coordinatori delle rispettive forze politiche, dunque è davvero ad un altissimo livello. Come sempre io ringrazio e saluto gli ospiti che hanno accolto il nostro invito, a partire da Daniela Torto, parlamentare deputata del Movimento 5 Stelle. Buonasera e grazie. Buonasera a lei. Luciano D'Alfonso, deputato del Partito Democratico. Buonasera D'Alfonso. Buonasera e buon lavoro a noi e a voi. Nazario Pagano, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia. Buonasera Pagano. Buonasera ai telespettatori. Etel Sigismondi, senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Abbiamo a Roma, collegati via Zoom per impegni parlamentari, altri due importanti illustri rappresentanti alla Camera dei Deputati, appunto degli abruzzesi. Saluto e ringrazio Alberto Bagnai, deputato della Lega. Buonasera. Buonasera, grazie a voi per l'invito, mi dispiace non essere lì. Buonasera anche a Giulio Sottanelli, che è il leader regionale di Azione, parlamentare appunto alla Camera anche lui. Buonasera. Buonasera a lei direttore, ai colleghi in studio e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, fatta anche questa prova diciamo dell'audio e del video perfettamente funzionanti, io inizierei proprio da voi, visto che comunque siete in una situazione meno agiata rispetto a noi studio, quindi per avere anche un po' il tempo di fare un primo bilancio, una prima riflessione sul voto abruzzese, su quel riflesso nazionale che era paventato, che era insomma anche atteso da alcuni, da altri era assolutamente escluso dopo la Sardegna. Ecco, a Roma, ritorno in Parlamento, ecco, questo è quello che voglio chiedervi. Che cosa vi hanno detto gli altri del voto in Abruzzo e soprattutto che cosa avete raccontato voi anche della vostra partecipazione attiva alla campagna elettorale? Insomma, poi è possibile che come tutti si siano occupati dell'Abruzzo fino a due o tre giorni prima, fino al giorno dell'elezione stessa, due o tre giorni dopo se ne siano scordati. Iniziamo con Bagnai. Ma questo è effettivamente è un rischio, d'altra parte se posso è anche un dato che per esempio le elezioni sono una gradita occasione per un parlamentare come me di rivolgermi ai telespettatori abruzzesi da una rete locale. Io normalmente non ho molte di queste opportunità, quindi è chiaro che si accende comunque un'attenzione. Che cosa abbiamo detto tornando? Ma guardi, il problema è che diciamo, il commento delle elezioni, che è un tema importante, valido, che i cittadini sentono, risente ovviamente del racconto che viene fatto delle elezioni. Lei consideri che il racconto era, e lo sapranno, che noi eravamo al 3, i sondaggi davano al 5, alla fine siamo finiti a un 7 che somiglia a un 8, cioè somiglia al risultato che era 8 e 3, 8 e 2 delle politiche. Quindi in realtà c'è stata una sostanziale tenuta rispetto all'ultimo voto politico post traumi che l'Italia ha subito, post pandemia, post, e quindi diciamo che le persone che mi incontravano tendenzialmente l'atteggiamento è stato: avete lavorato bene, è andata bene, è stato di solidarietà e di felicitazioni per il fatto che per la prima volta nella storia della nostra regione governatore viene confermato nello stesso schieramento politico, e naturalmente noi che siamo di centrodestra tendiamo a dire che se questa conferma c'è stata con un governatore di centrodestra è perché il centrodestra evidentemente ha lavorato bene, ha riscontrato il gradimento degli abruzzesi. Tutta una serie di polemiche fatte per esempio sul fatto che la persona del governatore fosse sgradita per tutta una serie di motivi
motivi di carattere etnico, eccetera, eccetera, sono stati anche poi smentiti da questo voto. Ad esempio, la lista del presidente ha avuto un ottimo risultato, quindi, come dire, il brand Marsilio, per così dire, ha venduto meglio del brand di altre forze politiche che anche in stagioni immediatamente confrontabili, cioè 2 anni fa le politiche avevano pure avuto dei risultati più consistenti di quelli che hanno avuto adesso. Quindi la nostra valutazione è una valutazione di positiva, diciamo. Certo, ce lo ricordavamo prima nel backstage, che è sempre la parte più interessante delle trasmissioni, ricordando quando lei ha organizzato quell'ottima maratona elettorale. Io sono andato a letto che eravamo all'8.4 e mi sono svegliato che eravamo al 7.56, 7.65, quindi, come dire, mi sono svegliato peggio di come mi sono addormentato. Però non si può parlare di un crollo, a meno che non ci si riferisca al risultato delle regionali precedenti, su cui però bisogna fare un discorso, perché secondo me lì il confronto ci indica una cosa, cioè che esiste oltre alla componente ovviamente di voto amministrativo, oltre a tutta la granularità delle scelte fatte per costruire le liste, scelte giuste, scelte sbagliate, oltre a tutti i cambiamenti di schieramento di politici sui quali si può discutere, ma non credo che sia il caso di fare ragionamenti di carattere personale, in Abruzzo, come in Italia, come in Portogallo, come in Europa, la stragrande maggioranza degli elettori tende ad identificarsi con la forza politica che, a torto o a ragione, si qualifica come alternativa rispetto al sistema. In questo momento Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sono ancora visti dai cittadini italiani come quel partito che ha avuto la lucidità di opporsi al governo Draghi, ed è da lì che oggettivamente i numeri lo dicono, avrete visto anche voi gli storici dei sondaggi, è iniziata, gli storici nel senso i risultati storici, non nel senso la persona che scrive la storia, è iniziata l'ascesa di Fratelli d'Italia nel consenso, un'ascesa che poi si è mantenuta in Abruzzo, in particolare col buon governo del governatore Marsiglia, ma c'è anche una componente di opinione che io esorto sempre a non trascurare, e qui passo la linea. Grazie per la sua lettura, onorevole Bagnai. Sottanelli, per Azione quelli che sono seguiti alla sconfitta in Abruzzo non sono stati giorni banali, insomma, abbiamo visto, sentito le dichiarazioni di Carlo Calenda rispetto al disfacimento del cosiddetto campo largo, quello che è accaduto in Basilicata, quello che sta accadendo per il Piemonte, insomma, questa alleanza non esiste già più, insomma, l'Abruzzo ha detto anche questo nell'espressione di voto, onorevole. Dovrebbe attivare l'audio. Sì. Nell'alleanza qui in Abruzzo non era un'alleanza, ma è un patto con gli elettori e con gli altri partiti, avendo condiviso insieme il candidato presidente e ovviamente il programma, dove noi non abbiamo rinunciato a nulla. Ma se mi consente, direttore, dico che quello che è accaduto in Basilicata non fa altro che rafforzare il posizionamento politico di Azione. Cioè che non è un partito che fa parte in maniera omogenea né in una coalizione di centrodestra né in una coalizione di centrosinistra. Noi siamo nati per andare oltre il bipolarismo, riteniamo che oggi sia a destra che a sinistra ci sono partiti che hanno differenze enormi al loro interno, ma stanno insieme solo per governare, sia a destra che a sinistra. A destra ci stanno sulla politica estera, dove i 3 partiti principali hanno posizioni completamente diverse, quindi non le sto a ricordare perché penso che lo sappiamo tutti, la posizione di Forza Italia che è sul Partito Popolare Europeo, di Fratelli d'Italia il raggruppamento, sono 3 posizioni completamente diverse di famiglie politiche europee. Sulla politica interna abbiamo un Fratelli d'Italia che accentra tutto il potere a Roma e possiamo fare l'esempio delle ZES, parallelamente abbiamo la Lega che invece va avanti con l'autonomia differenziata, ma a sinistra la stessa cosa, la politica estera della
diciamo del Movimento 5 Stelle è completamente diversa da quella del PD. Sulle politiche per quanto riguarda la giustizia, la parte riformista del PD è completamente diversa dal Movimento 5 Stelle. Quindi questo bipolarismo che ha condizionato in negativo gli ultimi 32 anni di politica, penso che vada superata con degli progetti politici che sono molto più affini e molto più comuni. Questo per quanto riguarda l'aspetto del posizionamento politico della Basilicata. Per quanto riguarda poi il commento con i colleghi al rientro, ovviamente è stato un commento tra addetti ai lavori. Sapevamo che l'elezione dell'Abruzzo era completamente diversa da quella della Sardegna, principalmente per due motivi. In Sardegna il centrodestra ha cambiato negli ultimi giorni il proprio candidato presidente ed è stato certamente per loro un grosso danno di pianificazione, programmazione e composizione delle liste, ma anche di credibilità della politica, ma anche soprattutto la legge elettorale è completamente diversa. Quindi noi sapevamo che con la tipologia di legge elettorale qui in Abruzzo, dove non era possibile il voto disgiunto, quindi nonostante noi davamo un giudizio e diamo un giudizio fortemente positivo e migliore come potenziale rappresentante presidente nella persona del professor D'Amico, ma non essendo possibile il voto disgiunto e avendo qui invece in Abruzzo Marsiglio da tempo preparato la sua ricandidatura con delle liste molto forti, persone che magari erano al centro, hanno deciso di candidarsi con liste civiche o moderate nell'ambito del centrodestra, potevano tranquillamente essere candidati anche nel centrosinistra. Quindi la proposta di Marsiglio in Abruzzo, che lo dava vincente, molto avvantaggiato 4-5 mesi fa, ha indotto un certo numero di addetti ai lavori di schierarsi con Marsiglio. E tutto quanto questo abbinato quindi alla tipologia di legge elettorale, sapevamo che in Abruzzo era molto complicato vincere. Nonostante ciò è stato fatto un ottimo lavoro da parte del candidato presidente della nostro amico del Regione Abruzzo. Il risultato di azione, se teniamo conto che c'è stata una presenza importante delle liste civiche che legittimamente hanno eroso parte del consenso a tutti gli altri partiti, lo hanno eroso al PD, al Movimento 5 Stelle nell'ambito del patto per l'Abruzzo, ma la stessa cosa a destra. Quindi avere ottenuto un 4%, tenuto conto che noi non avevamo delle liste tranne in un paio di candidati con dietro dei centri di potere importanti, perché se noi andiamo a vedere i risultati, deve chiudere, però se no non riusciamo a parlare, eletti, chiudo, sono tutti candidati che dietro hanno dei centri di potere diretti o indiretti molto importanti. La nostra lista era una lista di persone che non aveva questa possibilità, quindi aver ottenuto il 4% è un risultato secondo me importante, che fa capire che azione c'è in Abruzzo ed è un partito vivo che dirà nelle prossime competizioni elettorali il proprio peso politico. Grazie. Del resto Ethel Sigismondi, lei non aveva dubbi, era uno di quelli che ha fieramente cantato nella notte in cui ha vinto Marsiglio: il campo largo non esiste, perché forse lo sapevate sin dall'inizio che c'era questa difficoltà. Dica la verità, adesso si può, dopo 10 giorni, c'è stato un momento in cui avete temuto qualcosa, oppure insomma queste elezioni non hanno riservato sorprese, insomma palpitazioni a Fratelli d'Italia in particolare e naturalmente al Presidente? Beh, innanzitutto è simpatico sentire che tutti davano per scontata la vittoria del centrodestra in Abruzzo, anche gli avversari politici, sentendo le parole di Sottanelli, e questo dimostra come in campagna elettorale invece hanno cercato in qualche modo di orientare il voto raccontando una narrazione completamente sbagliata da quella che era la realtà, da quella che si palpava sul territorio, tant'è che c'è stata una grande polemica su un sondaggio pubblicato, diffuso da Fratelli d'Italia prima delle elezioni, che dava pressoché il risultato
delle elezioni, proprio perché si respirava che gli abruzzesi avevano voglia di continuità, di stabilità politica, che avevano apprezzato il lavoro del presidente Marsiglio. Tra le tante battute che ho sentito molto belle in questi ultimi giorni sul famoso campo largo, è che l'Abruzzo è stato il camposanto del campo largo, nel senso che abbiamo affossato definitivamente questo esperimento fatto in laboratorio, che dimostra che cosa? Che per vincere non c'è bisogno di fare esperimenti in laboratorio mettendo insieme sigle che anche nel Parlamento nazionale sono più le volte che votano in maniera difforme che coesa, ma c'è bisogno di una proposta politica, di un progetto, di un'idea del territorio che il centrodestra con tutte le forze politiche ha sempre dimostrato di avere. Quindi, per rispondere alla sua domanda, abbiamo temuto in qualche momento di perdere votazione? Assolutamente no, lo abbiamo detto in tutti i comunicati, se riprende la mia rassegna stampa troverà delle dichiarazioni analoghe, perché eravamo consapevoli del buon lavoro che ha fatto il presidente Marsiglio, sapevamo come Fratelli d'Italia di aver fatto un buon lavoro sul territorio costruendo delle liste frutto di espressioni del territorio, di persone che avevano l'esperienza amministrativa giusta, sapevamo di avere una coalizione e una coalizione coesa che è ormai collaudata sul territorio abruzzese, governando insieme da decenni, e tutte queste caratteristiche messe insieme ci avrebbero portato sicuramente alle elezioni. Do un dato elettorale: il centro-destra rispetto alle vittoriose elezioni delle politiche del 2022, con Marsiglio presidente, riesce ad incrementare la percentuale di ben 5 punti percentuali. Questo dice che oltre al dato nazionale c'è un dato territoriale regionale di una classe dirigente che è stata riconoscibile e apprezzata dagli elettori. Grazie. D'Alfonso, sono stati già posti due temi fondamentali. La coesione, il termine usato da Giorgia Meloni, diversa tra le due coalizioni, la qualità dei candidati, o meglio i profili dei candidati in consiglio regionale che si sono presentati davanti agli abruzzesi, e finora nessuno ha ancora evocato un tema gigantesco che io avevo lanciato in premessa, che è quello dell'astensionismo. Ecco, come leggere adesso, senza una campagna elettorale che è finita, senza pregiudizi, questo voto, questa espressione degli abruzzesi? Ma io sono iscritto ad un gruppo di persone che riteneva, il gruppo di persone, che Marsiglio potesse perdere e dovesse perdere. Perché dico questo? Non perché l'emotività mi porta ad affermare questo. Io vengo dalle esperienze organizzative migliori del Novecento, quindi so tenere da conto la realtà. Ho visto, per esempio, come hanno fatto le liste alcuni soggetti politici del centrodestra. Arrivare a chiedere al presidente del Parco della Maiella la candidatura, fare WhatsApp ed SMS ai precari della ASL di Chieti, se servono faccio i nomi, affinché intervenissero agli eventi gonfiati, costosissimi, tenuti in quello che io chiamo il Pala Ardizzi nel porto turistico di Pescara, attivare i bandi di concorso negli ultimi giorni della campagna elettorale che sono vietati dalla legge, inaugurazioni fantasma che sono vietati dalla legge, questo mi faceva capire che i sondaggi fossero falsi, ancorché costosi, e che ci fosse motivo di timore. Non si è mai visto che un accademico, diciamo, prestato all'impegno istituzionale come, vediamo come si chiama perché ne ha cambiati tanti di partiti, non so se ha cambiato anche nome, Zazzara, che viene preso dall'ente Parco della Maiella e candidato senza neanche pensare di disimpegnarsi a quella funzione, io ho capito che c'era una chiamata alla guerra
da parte di una coalizione che veniva sottoposta al voto e quindi si è preoccupata. So anche molto altro che è accaduto, per esempio l'utilizzo delle vetrine di Tua, adesso controllerò qual è stato l'esatto pagamento di quelle vetrine di Tua. Escludo le condotte di alcuni giornalisti che hanno addirittura inventato domande completamente inesistenti quando i due sono stati a confronto. Chi sta parlando? Io non vengo dalla teoria di una società di comunicazione, ho fatto tante campagne elettorali, le ho sempre vinte tutte, quindi so quali sono i pesi e i contrappesi che si mobilitano quando c'è preoccupazione. C'è stata una campagna elettorale costosissima da parte del centrodestra ed è legittimo spendere soldi. Poi il come quei soldi comprano spazi di pubblicità, quelli li vado a vedere perché capisco anche come si ricostruisce tutto quanto questo. Questo mi ha fatto immaginare che ci fosse preoccupazione e non quello che ha detto il collega autorevole, senatore, segretario regionale di Fratelli d'Italia. Poi mi ha dato molta soddisfazione la vittoria, per esempio, nella città di Pescara, e credo che questa vittoria rappresenti un grande dramma per chi oggi è al governo, tant'è che anche lì vedo un'attività ginnica e di ginnastica per provare a rimediare la modifica dei sensi di circolazione del traffico, il provare a moltiplicare i cantieri, e di questo penso che parleremo, così come nella città di Teramo. Io credo che la politica sia sempre fatta da due colonne, colonnate e colonnati. Un colonnato è la polis, che è la concordia progettuale, un altro colonnato è la guerra, il combattimento. Per me l'uno e l'altro sono pienamente compatibili. Certo, io percepivo che quei 21.000 voti si potessero raggiungere, anche diciamo andandoli a prendere nella Marsica. Non ci siamo riusciti adesso, sarà la prossima volta. Pagano, c'è una costante insomma degli ultimi anni in Abruzzo in particolare, una costante che è sotto gli occhi di tutta, ogni turno elettorale, è la crescita di Forza Italia. Questo è un dato che prescinde anche dall'andamento della coalizione, che prescinde anche dal lutto che avete avuto con la perdita di Silvio Berlusconi, che comunque insomma è un fattore che avrebbe potuto influire diversamente su queste prove elettorali. Ecco, lei come legge il risultato di Forza Italia all'interno del centrodestra e anche più in generale come gli abruzzesi si sono orientati davanti a questo voto regionale? Ma intanto mi sento di dire che gli abruzzesi hanno voluto comunque confermare un voto per il centrodestra perché evidentemente hanno gradito, bisogna. Quando si vince bisogna saper vincere, quando si perde bisogna saper perdere. Forza Italia ha avuto, secondo me, uno stile nei comportamenti, nella composizione delle liste, soprattutto nel post scomparsa del suo fondatore Berlusconi, l'approccio corretto, giusto, che a mio giudizio è una delle chiavi di lettura del successo di Forza Italia. Forza Italia ha avuto il 9% alle regionali 5 anni fa, l'11% alle politiche, oggi supera il 13%, arriva al 13,5% in un trend che evidentemente è di crescita. Io auspico e prevedo che continuerà a crescere. Perché? Perché c'è una flessione intanto del voto verso i partiti populisti, demagogici, quelli che hanno basato il loro successo sull'antipolitica. Io credo che quello che bisogna fare, io quello che ho fatto come guida di Forza Italia, è stato dare un'immagine di tranquillità, di serenità, di certezza e soprattutto di valorizzazione delle istituzioni, della buona politica, e credo che questo ci ha consentito innanzitutto di avere un voto d'opinione che ha consentito ai nostri candidati di poter ottenere voti di preferenza, perché è ovvio che quando sei anche un buon candidato ma sei in un partito che non riscuote consenso diventa complicato farsi votare. Quindi la prima chiave di lettura è questa: Forza Italia occupa uno spazio politico e lo occupa solo Forza Italia, in una logica che è inutile dire, affermare il contrario, ormai nella mentalità degli italiani è di tipo bipolare, però o stai da una parte o stai dall'altra, e Forza Italia nel centrodestra, alleato con partiti con cui
bene o male sono 30 anni che governa insieme a livello nazionale, nelle regioni, nelle città, e quindi come dire, un'alleanza ormai consolidata nelle esperienze. A questo si aggiunge anche un merito che voglio attribuire ovviamente innanzitutto a me stesso, e cioè quello di aver rinvenuto in questi ultimi 2 anni un personale politico dei candidati che erano molto radicati sul territorio, intercettati sicuramente anche da altre formazioni politiche, ma soprattutto in liste civiche. Cioè sono andato a verificare quali fra le persone che erano molto radicate e ben volute dai loro elettori in città anche significative e importanti della nostra regione, loro hanno ben visto l'ingresso, l'adesione al nostro movimento politico. Quindi diciamo che se vuole che vi dia una risposta, il successo di Forza Italia che è stato percepito molto su scala nazionale. Io nella settimana successiva al successo elettorale, al risultato sorprendente di Forza Italia come unico vero partito che ha riscosso successo ed è cresciuto nei numeri e nei voti, abbiamo preso oltre 22.000 voti in più di quanti ne prendemmo 5 anni fa, cioè un cifrone, diciamocelo francamente. Io insomma, sono stato quasi aggredito da stampa nazionale, è diventato il fatto che la sinistra, una certa parte della sinistra o i mezzi di informazione della sinistra avessero voluto far diventare un test nazionale le elezioni abruzzesi, ci hanno fatto, come dire, per noi è stato un vantaggio, perché improvvisamente il risultato di Forza Italia in Abruzzo è diventato un risultato su scala nazionale, tant'è che sono stato intervistato da giornali e telegiornali di livello nazionale perché la notizia era diventata questa. Quindi concludo dicendo la formazione politica intercetta una volontà evidentemente di una parte degli elettori italiani e quindi anche abruzzesi di tornare ad un partito moderato che ha il senso dell'equilibrio, che ha uno stile comportamentale e soprattutto crede in una politica non urlata, non gridata, che non accusa sempre l'avversario, che non sta sempre ma pensa semplicemente a cercare di parlare di cose concrete e poi una volta che è al governo di cercare di realizzarle. A questo si sono aggiunti dei candidati straordinari, nel caso appunto delle elezioni regionali di 29 candidati che ho saputo intercettare con l'aiuto dei miei collaboratori e dei miei consiglieri regionali che già erano in carica e che ne sono venute fuori delle liste splendide, anzi colgo l'occasione per ringraziarle e ringraziarli tutti perché hanno avuto davvero un grande successo. Resta in sospeso, e su questo Daniela Torto spero riesca a rimediare, la mia domanda sull'astensionismo, perché insomma penso che soprattutto il Movimento 5 Stelle si stia interrogando all'indomani di un risultato non positivo in Abruzzo sul perché gli abruzzesi, anche i vostri elettori, secondo quelli che sono gli studi sui flussi elettorali, vi hanno abbandonato in questa battaglia. Sì, allora sicuramente il primo partito ad aver vinto con oltre il 47% degli aventi diritto al voto è il partito degli astensionisti. Questo è un problema che non interessa chiaramente soltanto il Movimento 5 Stelle, ma tutta la politica, da Fratelli d'Italia fino al Partito Democratico o alle coalizioni o ai laboratori politici. Io credo che tutti noi non siamo riusciti a intercettare le esigenze dei cittadini abruzzesi. È evidente anche questa vittoria di Marco Marsilio. Prima sentivo il collega Bagnai. Marco Marsilio come persona ha preso la metà dei consensi rispetto ad Amico, e questo sempre sugli aventi diritto al voto. Questo ci testimonia che questa coalizione, che vince poco più del un quarto, ecco, degli aventi diritto al voto, in 5 anni non si è guadagnata neppure la fiducia dei cittadini abruzzesi. Ad ogni modo è chiaro anche che le opposizioni non hanno risposto alle esigenze dei nostri concittadini. Ora, quello che io voglio sottolineare è che sicuramente al Movimento 5 Stelle in modo particolare ha fatto male la presenza di
alcune forze politiche nella nostra coalizione, e penso a Renzi così come a Calenda, Calenda che è evidentemente molto confuso, lo diceva prima Giulio Sottanelli, non si sa se schierarsi a sinistra, se schierarsi a destra. Chiaramente poi si dice che le altre forze si mettono insieme per governare, ma è quello che sta cercando di fare lo stesso Calenda, con la differenza che non riesce a trovare la propria posizione, se a destra o a sinistra. Questo denota anche l'incoerenza della fedeltà ad un programma e ad un'idea, altro che superamento delle barriere. Ed è anche logico che il Movimento 5 Stelle non potrà più affrontare dei percorsi con chi ha cercato di distruggere il Movimento 5 Stelle, e l'Abruzzo ne è la prova. È chiaro anche che dobbiamo lavorare su alcuni territori come nostra forza politica più di altri, perché se penso alla provincia aquilana, il Movimento 5 Stelle deve rafforzare il proprio lavoro, il proprio radicamento sul territorio. Diversamente, ad esempio, nel capoluogo di provincia in cui siamo, Chieti, abbiamo realizzato un risultato diverso. Tra l'altro c'è anche un piccolo stacco con il Partito Democratico, lo stacco è sicuramente minore rispetto alle altre province, e quindi è chiaro che dove si lavora bene si hanno risultati, dove si lavora meno bisogna fare anche un mea culpa e umilmente mettersi a disposizione ancora di più del cittadino, e in questo caso del cittadino abruzzese. Sulla composizione delle liste, io credo che il Movimento 5 Stelle, ecco, poteva accompagnare alla nuova casa alcune figure prima, lo poteva fare prima senza aspettare gli ultimi momenti, però è andata così, ma abbiamo avuto figure importanti che, anche se poco conosciute al mondo della politica, hanno ottenuto i loro risultati e in qualche modo hanno dato il loro contributo anche alla nostra forza politica, e di questo siamo contenti. È chiaro che dobbiamo lavorare di più e sempre meglio. Bene, noi ci fermiamo per la prima pausa, tra poco riprenderemo con un secondo giro di interventi. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio, ma ci colleghiamo subito con i parlamentari che sono a Roma, con Alberto Bagnai. Ecco, in molti, in questo primo giro di interventi, hanno riflettuto anche sugli aspetti territoriali nelle singole province di questo voto, che in effetti è stato particolarmente caratterizzato, e per il centrodestra la provincia dell'Aquila è stata quella determinante, anche se comunque c'era un vantaggio anche negli altri contesti, escluso Teramo. Ecco, che cosa significa questo? Significa che c'è un effetto traino da parte delle amministrazioni locali, significa che i cittadini hanno dei candidati più riconoscibili sui loro territori e quindi guadagnano un maggior numero di preferenze, a prescindere poi da Marsiglio, da D'Amico e dall'offerta di politica regionale che viene sottoposta a loro, secondo lei? Bagnai, la vediamo o non la sentiamo? Forse deve abilitare il microfono. Mi perdoni, scusi, prima, per evitare di disturbarvi con un colpo di tosse, avevo disattivato il microfono. Mi scuso per la falsa partenza. La domanda è molto interessante, e uno dei tanti motivi per i quali amiamo l'Abruzzo è anche la sua ricchezza, la sua complessità culturale, perché è fatto di province che sono separate da montagne altissime, le più alte dell'Italia peninsulare, e quindi questo naturalmente determina tutta una serie di caratteristiche che i nostri cittadini ben conoscono e che non è il caso di rispiegare loro. Torno su questo aspetto, ma prima mi permetta però, perché proprio per un fatto anche di cortesia, non vorrei che le sembrasse che ho eluso la sua domanda sull'astensionismo. Guardi, io mi sono andato ad annotare diligentemente i voti di chi ha i numeri di chi ha partecipato al voto nelle ultime tre tornate elettorali in Abruzzo. E questa volta effettivamente siamo andati, come diceva la collega Torto, il partito più rilevante è stato quello dell'astensionismo, perché abbiamo avuto solo il 52% di partecipanti. È certo che le politiche avevano espresso il voto il 63%, quindi sembra che ci sia stato un enorme crollo.
In realtà alle regionali precedenti la partecipazione era stata del 53%, quindi regionale su regionale il crollo è dell'1%, che non è enorme, non è epocale, e forse il problema qui dipende dal tipo di partecipazione che è emotiva e civile alle diverse scadenze, quella più politica e quella più amministrativa. Certo è che l'ultima scadenza politica, quella del 2022, era particolarmente sentita perché era vissuta da tutti gli italiani e anche dagli abruzzesi come l'opportunità di poter finalmente avere un governo che fosse in qualche modo espressione di una maggioranza parlamentare, che fosse un governo cosiddetto politico e non tecnico. E gli italiani hanno rivendicato con grande forza questa opportunità, tant'è vero che anche se il 63% dei partecipanti al voto non è una percentuale enorme, è comunque superiore a quella delle amministrative. Io sul perché ci sia una percentuale di voto così bassa alle amministrative ho un'ipotesi un po' provocatoria, che è quella che oggettivamente si può supporre che degli elettori informati, smaliziati, consapevoli, gli aggettivi poi ce li scegliamo, intuiscano che in un contesto in cui il Paese è ancora ingabbiato in un insieme di regole rigide cui si aggiungono anche i condizionamenti del PNRR, che non dimentichiamolo condiziona, come ben sanno gli amministratori locali, la loro capacità di indirizzare i fondi pubblici sul territorio, alla fine passa un po' la voglia di impegnarsi in delle scelte che a qualsiasi candidato si riferiscano rischiano di non essere poi così incisive. Torno a dire che quello che fa premio in questi appuntamenti elettorali tutti quanti è il desiderio visibile di riappropriarsi del proprio destino. Dopodiché sulla specificità, se ci sia stato un effetto L'Aquila, un effetto si può entrare. Prima ho visto il collega D'Alfonso, di cui appunto ricordiamo le perorazioni comprensibili, giustificabili, insomma, dal desiderio di motivare il proprio elettorato, che mi sembrava che fosse sull'orlo di entrare nell'analisi di una casistica particolare. Sì, per casi, per caso, chi è andato dove, chi ha fatto cosa, se ne potrebbe parlare, ma se ne parla, insomma, ma non mi sembra che sia questa una sede dove entrare in questo tipo di specificità. Io peraltro credo che lo possa anche riconoscere, ho fatto personalmente i complimenti, intanto in bocca al lupo a tutti i candidati trasversalmente, i complimenti a tutti gli eletti trasversalmente, e in particolare i complimenti agli amici Etel Sigismondi e Nazario Pagano. Nazario lo incontro più spesso perché condividiamo lo stesso ramo del Parlamento. La scelta delle persone è importante, ma anche la scelta, diciamo così, del posizionamento è importante. In un contesto amministrativo locale bisogna stare a quelli che sono i fatti. Ha ragione il senatore Sigismondi nel ricordare che il risultato si attagliava perfettamente al sondaggio che era stato pubblicato e fatto a cuore ai Fratelli d'Italia. Rispetto a quel sondaggio mi sembra che il risultato della Lega sia stato superiore, e quindi questo ci rassicura, e sul resto cedo volentieri la parola a chi mi seguirà. Grazie. A meno che lei non abbia grazie. Bisogno lei, di approfondimenti. Lei può restare collegato, può intervenire quando vuole, perché insomma noi adesso cercheremo di concludere poi anche con questo secondo giro, ma se avremo qualche minuto poi torneremo ad intervenire. Insomma, disponga come meglio crede del tempo che ha. La ringrazio, onorevole Bagnai, così come ringrazio Giulio Sottanelli. Perché... Ecco, ringrazio anche Sottanelli per aver gesticolato ma non interrotto quando parlava Daniela Torto. E proprio ascoltando Sottanelli e ascoltando Daniela Torto, insomma, a qualcuno dei nostri telespettatori verrebbe un po' questo pensiero, vale a dire che probabilmente
la campagna elettorale di Luciano D'Amico sia stata un po' condizionata da questo fiume carsico che poi è esploso, deflagrato dopo il voto, ma non soltanto per ragioni abruzzesi, ecco, questo è chiaro, e non c'entra tanto l'Abruzzo sul fatto che Calenda e Renzi da un lato e Conte dall'altro non si prendano tanto, questo già lo sapevamo, e proprio per questo io le chiedo se probabilmente era il caso di dare un taglio diverso a questa comunicazione elettorale, mettendo un po' più avanti D'Amico rispetto ai partiti. Questa probabilmente è una riflessione che viene a posteriori, ma che è anche, credo, al centro delle vostre riflessioni per valutare il risultato non positivo. Direttore, la sua riflessione quando dice che bisognava mettere prima la figura di D'Amico rispetto diciamo eventuali convenienze di tipo partitiche, che ricordo a tutti, e in particolare alla collega, che tutto è iniziato subito dopo la vittoria della Todde in Sardegna, dove Conte, ovviamente prendendo la palla al balzo, non pensava all'Abruzzo, ha pensato subito alle elezioni europee e ha cominciato lui a diciamo, fare affermazioni fuori luogo e fuori senso. Quindi io condivido quando invece bisognava pensare al nostro programma che avevamo condiviso, bisognava pensare di mettere prima la figura del professor D'Amico nell'interesse degli abruzzesi e ovviamente del nostro territorio. Questo purtroppo non è successo, ma ricalca un pochino anche la storia del Movimento 5 Stelle, perché mentre noi, a differenza di quello che dice la Torto, siamo nati per governare le istituzioni come persone pragmatiche e abituati a governare processi, e quindi nel mio primo intervento cercavo di spiegare che a destra e a sinistra si sono messi insieme dei partiti solo per governare / prendere centri di potere, ma non nell'interesse del Paese, perché nell'interesse del Paese hanno linee politiche, economiche, politiche estere completamente diverse a destra e a sinistra. Pertanto ritengo che il comportamento dei 5 Stelle è stato invece l'esatto contrario. Purché vado a governare, e lo testimonia la nascita del governo giallo-verde a giugno 2018, quando si sono alleati Conte e Salvini, uguale, io dico, Putin, giugno 2018. Allora, cara collega, io stavo cercando di motivare tecnicamente la nostra posizione politica, che è chiara, chiarissima, che non è per le poltrone, ma è per governare bene e per far accadere le cose, per governare bene. Ma a questo punto la domanda gliela faccio io, ma alla luce di quello che ci sta dicendo, sì, voi vi sentite ancora legati dal vincolo di coalizione con D'Amico, oppure il vostro consigliere regionale eletto avrà mani libere? Attendendo la convalida, perché mi risulta che Pavone non abbia rilasciato dichiarazioni e attenda la Corte d'Appello. Ci ragguagli? Premesso che ha usato un termine non proprio preciso di coalizione, torno a ricordare il patto per D'Amico, insomma. Patto per l'Abruzzo, che si componeva dell'area di centrosinistra racchiusa dentro Abruzzo Insieme, più Azione. Quindi non è un discorso strutturato, è un discorso che, stando noi all'opposizione del governo nazionale, cerchiamo di replicare sul territorio, laddove si riesce a creare una omogeneità di programma e una condivisione di un candidato che sia nell'interesse del territorio. Se poi accade come in Basilicata, dove ci viene indicato un candidato che neanche sapeva di essere candidato, che dichiara di non fare la campagna elettorale perché ha degli interventi chirurgici programmati, allora siccome abbiamo la responsabilità di dare un governo, non un poltronificio, ma un governo alle istituzioni che si vanno a governare, bisogna scegliere le persone capaci, competenti, che hanno tempo e voglia di ricoprire quei ruoli. Poi, su un accordo programmatico che non c'è stato, perché vorrebbero chiudere tutte le estrazioni petrolifere
in Basilicata. Ricordo, però io le ho chiesto in Abruzzo che fate. Il 70% della produzione di estrazione. Mi sta parlando della Basilicata, io le ho chiesto in Abruzzo. Senza sapere dove andarle a prendere. Quindi quando ci sono queste diversità, siccome non siamo legati a una coalizione predefinita, ma scegliamo di volta in volta nell'interesse non nostre, perché se avessimo scelto nell'interesse nostro 5 mesi fa, cioè quello delle poltrone, come altri partiti, avremmo scelto avremmo dato la disponibilità a Marsiglio perché lo davano vincenti. Noi pensiamo invece di andare a scegliere e a definire un programma e una governance capace di risolvere i problemi ai cittadini. Questo è il nostro stile e siamo nati per cambiare il modo di fare politica. Grazie. Allora io torno sulla suddivisione del voto su scala territoriale per capire, e lo sta facendo proprio Fratelli d'Italia con una serie di riunioni in questi giorni, credo che ce ne sia una imminente proprio in queste ore, insomma una valutazione del voto per capire dove si è andati meglio, perché si è andati bene dappertutto, e dove insomma si può migliorare il dato. Il risultato eclatante, Sigismondi, credo che sia quello ovviamente la provincia dell'Aquila, poi ci sono anche risultati che le hanno fatto piacere come il Vastese, che probabilmente esprimerà molte, molte presenze in Consiglio regionale. Beh, io sono assolutamente soddisfatto del risultato di Fratelli d'Italia, che si conferma primo partito in Abruzzo. Sull'Aquila il centrodestra ha avuto il risultato maggiore, anche se il partito di Fratelli d'Italia ha mostrato una crescita omogenea su tutto il territorio, punte del 14 fino ad arrivare come provincia di Chieti rispetto alle scorse regionali, un aumento del più 20% rispetto alla percentuale di 5 anni fa. Quindi un risultato di Fratelli d'Italia molto importante, che conferma anche che rispetto alle polemiche che molte volte si fanno nei confronti del nostro partito, che non avremo una classe dirigente all'altezza del nostro presidente Giorgia Meloni, dimostra invece che quando la classe dirigente di Fratelli d'Italia a livello territoriale viene messa alla prova con il governo del territorio, è capace non soltanto di essere confermato, ma di arrivare ad acquisire un risultato storico che non era riuscito a nessuna classe dirigente in Abruzzo, ovvero quello di confermare per 2 volte consecutive lo stesso presidente della regione Abruzzo. E che vuol dire che Fratelli d'Italia ha una classe dirigente radicata sul territorio, preparata e che è capace di governare i nostri territori. Ma consentitemi anche di fare altre riflessioni, perché ho sentito nel giro precedente alcune riflessioni che mi lasciano un po' perplesso. Innanzitutto che se, vedendo il confronto tra Sottanelli e l'onorevole Torto, io mi domando cosa sarebbe stato del nostro Abruzzo se disgraziatamente avesse vinto D'Amico, perché li abbiamo visti litigare in campagna elettorale, nel post voto li avremmo anche sentiti litigare a danno degli abruzzesi anche all'interno dell'emiciclo, ma anche se le candidature di Fratelli del centrodestra, della lista del presidente, del professor Zazzera, ci sono state persone che spontaneamente, rispetto a una non proposta del centro-sinistra, che avevano individuato un candidato frutto di un compromesso e quindi un candidato, come dire, scelto lì per unire ma non per governare, hanno scelto invece una proposta politica, e non è stato soltanto il professor Zazzera che ha deciso di candidarsi, ma anche personaggi che provenivano dal centro-sinistra che hanno apprezzato il governo del presidente Marsiglio. Per non parlare di quello che è successo in campagna elettorale, noi abbiamo assistito a degli audio mandati ai direttori generali, abbiamo delle ASL, abbiamo sentito una campagna di odio mediatico con sondaggi diffusi in un periodo in cui non potevano essere più diffusi, e l'onorevole D'Alfonso sa perfettamente, perché uno di questi sondaggi l'ha ripreso anche sulla sua pagina, fino all'8 di marzo sono stati diffusi da alcune testate nazionali sondaggi e non poteva essere fatto. Abbiamo assistito da parte del centro-sinistra a violare il silenzio elettorale con delle dichiarazioni sulle reti nazionali di travaglio denigratorie contro il presidente Marsiglio. Abbiamo visto
da parte del centrosinistra una scorrettezza che non si era mai vista all'interno del nostro Abruzzo. E che cosa è stato? Che cosa ha spinto gli elettori a votare per il centrodestra? Che da una parte c'erano le offese e le denigrazioni, dall'altra parte c'era la proposta politica e il buon governo. Questa è la differenza. E questo che dovrebbe far riflettere il centrosinistra, che ancora oggi, invece di capire le ragioni di una sconfitta, continua ad attaccare il centrodestra. Anche sul dato del presidente Marsilio, io vi lascio come dire, una riflessione. La lista del presidente, che è stata determinante per la vittoria finale con il 5% dei consensi, una lista che portava soltanto il nome del presidente Marsilio, presidente appunto. La lista, se vedete il risultato di del elettorale, dice che i voti espressi soltanto sul simbolo sono di gran lunga superiori alle preferenze prese dai singoli candidati, il che vuol dire che gli elettori sono andati a votare con la convinzione di votare Marsilio presidente, e ha rappresentato il valore aggiunto, come Marsilio ha rappresentato il valore aggiunto in termini di governo per questa regione, per tutto ciò che è riuscito a fare nei 5 anni appena trascorsi e per quello che farà per i prossimi 5 anni per l'Abruzzo. Bene, grazie ad Alfonso. Io le chiedo anche poi di aggiungere quel supplemento di comunicazione che voleva fare rispetto all'elaborazione del dato su Pescara città, cui aveva accennato. Io, se parliamo del discorso territoriale, io le rispondo naturalmente sperando di soddisfare tutta la curiosità che lei solleva e che i telespettatori si aspettano. Però mi interessa molto, diciamo, questa vena di sostenibile polemica del collega Sigismondi. L'Italia è fatta di leggi per quanto riguarda la linea di virtù della vita individuale e collettiva. C'è una legge dello Stato, non è un deliberato del Consorzio di Bonifica di Chieti o di Vasto, è una legge dello Stato che probabilmente sarà chiamato anche Sigismondi a rafforzare. E la legge 28 del 2000, l'articolo 9, fa dei divieti espliciti. Per esempio, vieta di organizzare le carnevalate tra direttori generali, opere pubbliche e candidati. Questo è accaduto, è un fatto accaduto. E io non mi meraviglio che i prefetti non si siano mobilitati. Se giudico quello che è accaduto a Bari, secondo me i prefetti hanno avuto paura a fare rispettare quella legge. Se giudico quello che è accaduto a Bari. Se giudico, per esempio, il come un candidato disperatamente arrivato al soglio elettorale. Parlo sempre del presidente del Parco della Maiella, uno degli spazi più importanti, più delicati, più fragili. Ha affidato questo parco alla cura di un accademico di urbanistica. A un certo punto, timidamente, con un po' di balbettio comprensibile, accenna al fatto che poteva candidarsi, che lo stava ancora valutando. Si candida, non c'è questo furore di popolo, ma c'è la meraviglia, il discredito sull'istituzione, perché non è mai accaduto. Noi siamo arrivati da Walter Mazzitti, presidente di un parco, al presidente del WWF, arriva adesso questa figura che fa l'ufficiale di complemento. Era una chiamata a raccolta di una gravità che poi racconteremo anche in seguito, così come bandi di concorso riguardanti la regione che scadevano a giugno, tenuti a marzo per organizzare la filiera delle aspettative, oppure tutti i braccialetti e le collanine deliberati durante il Consiglio regionale a botte di milioni di euro. Mai accaduto. Io vengo dal Novecento, neanche nella gestione di Salini si arrivò a tanto, neanche allora. Un acquisto ad personam, dice il collega Bagnai, che il PNRR ha prodotto probabilmente un disinteresse elettorale della cittadinanza, perché porta con sé una costrizione di spesa. La sintetizzo. Io in Abruzzo potrei dire che è andato in onda una specie di fondo spostamento preferenze personali, decine di milioni di euro a 4-5 mila euro cada uno, siccome io non parlo soltanto perché lo porterò davanti ai banconi dell'autorità giudiziaria, sono in possesso di letterine di consiglieri regionali e assessori che hanno scritto ad personam: dammi 2 o 3 associazioni e ti do 5-6 mila euro. È chiaro che questo influenza. Io non è che vengo dal Cesare Alfieri di Firenze e non so come si fanno le campagne elettorali. Io ho amministrato ruolo,
Mai mi sono permesso di organizzare la distribuzione dei denari per spostare, e dico anche, per rompere l'autenticità e la genuinità del voto elettorale. Ovviamente tutto questo l'ho già dattiloscritto, l'ho già presentato e continuerò a farlo, perché se poi la gente non va a votare, la cittadinanza non va a votare, è anche a causa di questo, perché ci sono acquisti di voti bene, che si possono documentare. Vabbè, lei lo farà nelle sedi opportune. Certo. Pescara. Lo farò, come ho dimostrato che l'ho già fatto e continuerò ad integrare. Così come mi permetto di rappresentare. Su Pescara però voglio sentire. Su Pescara noi abbiamo avuto un'esplosione a favore del Partito Democratico. A riprova che neanche braccialetti e collanine reggono quando c'è un'onda d'urto carica di errori. Tant'è che gli spostamenti elettorali riguardanti Fratelli d'Italia e il Partito Democratico si possono lì vedere in una lavagna. Adesso mi dirà Sigismondi, ma noi facciamo riferimento al dato elettorale delle regionali. Per le caratteristiche del partito Fratelli d'Italia può comodamente fare riferimento anche al dato elettorale delle politiche, e si coglie un dimagrimento, è evidente, perché l'uso del potere genera anche delle responsabilità. Quello che è accaduto in Consiglio regionale, nella gestione di opere pubbliche completamente sbagliate, avere perso 1.480 milioni di euro di PNRR per la ferroviarizzazione Pescara-Roma, quella rimediata con i fondi FSC non è la stessa cosa. Ma come non è la stessa? Sigismondi, non è la stessa cosa, perché i fondi FSC servivano e serviranno ai territori abruzzesi, quegli altri erano dedicati. E siccome io non ho studiato solo a Fontamara, ho studiato anche Fontamara, la distinzione dei due fondi è evidente, ne possiamo parlare anche in una convegnistica con gli esperti del tuo partito e quelli anche di Bagnai, ed emergerà qual è la perdita di un salvadanaio intero che noi abbiamo scontato. Trovatemi una sola opera pubblica che in 60 mesi ha visto l'idea, il progetto, il finanziamento e l'attivazione materiale del cantiere. Bene. Trovatemene una. Grazie. Su Pescara, lei è preoccupato, onorevole Pagano? Assolutamente no. No, lo chiedo a Pagano. Pagano chiedendo, sono che, io. Che esprime il sindaco. Quindi è preoccupato per Carlo Masci. No, allora, intanto voglio però dire al collega D'Alfonso, quando accennavo prima, l'ho detto forse fugacemente, bisogna saper vincere, ma bisogna anche saper perdere. Io al posto suo, al posto tuo, caro Luciano, lascerei perdere questa inutile, dannosa, secondo me anche da un punto di vista politico ed elettorale, rincorsa a trovare responsabilità sulla sconfitta che nulla hanno a che vedere con un voto chiaro, evidente, di bocciatura del centrosinistra e di vittoria del centrodestra. Le campagne elettorali sono quello che sono. Il centrosinistra, quando ha governato, ha fatto le sue cose, il centrodestra aveva fatto le sue. Sta di fatto che quando si vince, e quando si perde bisogna capire dentro la propria formazione politica o le formazioni politiche, le ragioni per le quali, per esempio, il Movimento 5 Stelle ha preso solo il 7%, visto che aveva preso il 17% alle politiche soltanto un anno e mezzo fa. Perché lì bisogna rinvenire le ragioni di una sconfitta, il perché per esempio Azione non aveva nulla a che fare con voi e state lì a litigare prima, durante e dopo. Sono queste le ragioni politiche che hanno allontanato i cittadini dal voler portare avanti, dal voler votare verso un cartello elettorale piuttosto che verso un'alleanza per governare. Queste sono le ragioni vere, non i 1.000 euro o i 2.000 dati all'associazione culturale o sportiva, che poi non so nemmeno che valore elettorale possono aver avuto. Io farei questo, credo che la saggezza in questo campo regga sempre e sostanzialmente abbia il suo valore. Poi è ovvio che i risultati, l'ho detto prima, i risultati delle elezioni regionali sono un mix di voto d'opinione e di voto di preferenza. In certe realtà, rispondo per questo motivo, rispondo anche alla domanda del direttore, a Pescara ovviamente i risultati di alcuni partiti rispetto ad altri vengono rinvenuti anche sui risultati elettorali di singoli candidati. Bisogna riconoscere che il PD aveva in provincia di Pescara alcuni candidati che hanno avuto un'esplosione di voti di preferenza, il primo credo del PD ha superato addirittura 5.000 voti solo nella città di Pescara. Allora voglio dire che è evidente che una cosa è il voto d'opinione, altra cosa è il voto sulla città.
La città comunque, voglio dire che c'è stata una leggera prevalenza della coalizione centrodestra, di centrosinistra, ma se vado a rivedere esattamente 5 anni fa, quando Carlo Masci vinse in una coalizione di centrodestra, il risultato era molto peggiore, nel senso che 5 anni fa Carlo Masci vinse, ma alle regionali di 2 o 3 mesi prima il distacco a vantaggio del centrodestra era largamente maggiore e superiore al vantaggio che si è rinvenuto adesso. Quindi bisogna sempre contestualizzare, faceva bene il collega Bagnai a ricordare, quando si parlava di astensionismo, che alle elezioni locali, alle amministrative come a quelle regionali, il dato della disaffezione al voto è molto più alto rispetto alle politiche. Fra le regionali, perché si parla, ha vinto l'astensione, ma anche 5 anni fa aveva vinto l'astensione, anche addirittura 5 anni ancora prima l'astensione era stata ancora maggiore. Io ricordo quando si votò a dicembre, addirittura dipende da tanti fattori, alle elezioni regionali e alle elezioni locali si vota di meno. La disaffezione al voto prescinde da chi governa in quel momento. Ho detto no, non vado a votare, perché se non vai a votare perché non ti è piaciuto chi ha governato, gli voti contro, non è che non vai a votare. Questo è il dato evidente. Quindi io credo che invece ci sia stato, io conosco bene Carlo Masci, conosco bene quello che fa, vivo a Pescara e so perfettamente che i pescaresi sanno ben apprezzare il buon governo che c'è stato in questa città. Sì, ci sarà stato qualche piccolo mal di pancia, magari su via Marconi, non so, mi dicono, ma ci sono centinaia di altre cose realizzate. La città di Pescara, a chiunque arriva da fuori, viene considerata una città bellissima, dove la qualità della vita è altissima, il mare è diventato nuovamente balneabile, è diventata bandiera blu. Ci sono decine se non centinaia di fattori positivi che saranno ovviamente ricordati dai nostri candidati alle elezioni comunali. Io sono certo che il centrodestra nuovamente vincerà anche a Pescara. E comunque avremo tempo per parlarne fino ai primi di giugno. Daniela Torto, chiudo con lei la trasmissione nel ringraziare tutti ovviamente, poi saluteremo anche i deputati che cortesemente sono rimasti collegati da remoto, segno che insomma le cose che si dicono qui in studio sono ancora interessanti. Una interessante la chiedo proprio a Daniela Torto per salutarci. Adesso nei prossimi 5 anni bisognerà capire un'altra cosa, soprattutto nel campo appunto della coalizione che sostiene Luciano D'Amico, cioè se Luciano D'Amico, che ha ottenuto un ottimo risultato dal punto di vista personale, appunto alla luce anche del fatto che era la sua prima vera prova con i voti, con la politica, sia in grado di diventare da leader elettorale a leader politico, di fare questo salto di qualità. Su questo si gioca molto anche il lavoro dei vostri consiglieri regionali, quelli della coalizione di Luciano D'Amico. Ecco, c'è la possibilità di cominciare a costruire attorno a questa figura insomma una ricostruzione dell'area di centrosinistra, di quella quasi 50%, 2-3% in meno di abruzzesi che vi hanno scelto. Allora, guardi, io ho conosciuto Luciano D'Amico in questa campagna elettorale e ne ho scoperto e apprezzato il valore. E guardi, direttore, io glielo dico in maniera cristallina: più ascolto questi salotti e metto avanti anche quello che dico io, e più capisco perché le persone non vanno a votare. Perché in realtà noi ci imbrigliamo in discorsi politici che riguardano le varie forze politiche, ma non parliamo alle persone, non parliamo al cittadino. E devo riconoscere che invece D'Amico questo lo ha fatto, lo ha saputo fare, e lo ha saputo fare perché ha vissuto forse in maniera estranea dalla politica, e l'ha fatto davvero da cittadino abruzzese, cosa che non posso dire per un cittadino romano in trasferta in Abruzzo. Che però giustamente i cittadini abruzzesi hanno riconosciuto questo smart working del presidente attuale. Ora, dov'è il punto? Io perché il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il suo 7%? Perché io non guardo al lavoro che va fatto, l'ho già detto, forse sono stata l'unica tra i colleghi ad aver ammesso che bisogna radicarsi meglio sul territorio, anche nelle amministrazioni locali, perché chiaramente è lì che si arriva al cuore delle esigenze dei cittadini. Quello che il Movimento 5 Stelle ha canalizzato è stato soprattutto aver denunciato, ecco, quando
La sottoscritta ha portato proposte in Parlamento per i problemi dei cittadini, come ad esempio la Pescara Roma. Non dobbiamo stare a litigare sul finanziamento, dove il tracciato, e nessuno ha ascoltato una parte dei cittadini che quell'opera non la vuole, eppure quelli vanno ascoltati. E parliamo ancora di altro, il dissesto idrogeologico, un tema che ho portato in aula, è stato votato contro proprio dai colleghi che sono qui con me. Ecco, così abbiamo intercettato quel 7% e così continueremo a fare, con grande umiltà e anche con grande trasparenza. Io credo che attorno alla figura di Luciano D'Amico possa crescere un progetto, chiaramente, in cui il Movimento 5 Stelle, con questo banco di prova, potrà collaborare con forze progressiste e forze civiche, perché ci è stata restituita questa fotografia e i rapporti con Calenda si commentano da soli. Basta guardare quello che ha detto il collega Giulio Sottanelli e capire che anche a Pescara, a proposito, sicuramente non ci può essere una convivenza, un sostegno addirittura ad un candidato di Calenda. Abbiamo la notizia, ci fermiamo qui. Bagnai, ma abbiamo chiuso col botto. Lei ci deve dare un botto ancora più grosso. Ma no, non le do un botto. Io da smart worker, come direbbe la collega Torto in questo contesto, no? Vorrei un attimo però smontare questa retorica del radicamento sul territorio, non per il conflitto di interessi, perché in questo momento purtroppo sono a Roma, ma semplicemente pro veritate. Cioè, il partito cui appartiene l'onorevole Torto nella precedente tornata amministrativa ha fatto il 19,74. Ora è un po' difficile argomentare che ci fosse un maggior radicamento dei 5 Stelle nel 2019. C'era un maggior voto ideologico e è difficile argomentare che se il centrodestra ha governato così male, chi era all'opposizione poi si trova ridotto a un terzo dei voti che aveva, quando invece diciamo nella tornata precedente. La verità è che si è trovato bene che è stata all'opposizione di Draghi. Io penso di averlo detto prima, non ho motivi per non dirlo dopo. Ha fatto bene. Scusi direttore, sì, perché mi fa specie che lo dice un partito radicato sul territorio che ha preso il 7%. Va bene, no, io invece voglio chiudere così. Ma ho anche spiegato alla collega radicati da una vita il 7%. C'è un grosso problema di posizionamento ideologico che va capito, va compreso e va risolto, anche alla luce della prossima tornata che spero commenteremo insieme, che è quella delle europee. Diciamo che tutti quelli che hanno abbracciato, volenti o nolenti, il PD nel Parlamento nazionale, poi sui territori insomma non se la sono passata benissimo, ma con una lodevole eccezione, che è quella del collega Pagano, al quale quindi va riconosciuto effettivamente di aver lavorato molto bene. Ma insomma è nelle cose, non sto dicendo nulla di incompetente. Guardi che va bene, sì. Una glossa di un istante, sì. Proprio a proposito dell'annotazione fatta dal collega Pagano, il voto tra PD e 5 Stelle 5 anni fa e adesso, la differenza è che 5 anni fa le regionali c'erano due offerte politiche con due candidati presidenti. Per la prima volta va in onda adesso la coalizione unitaria PD, 5 Stelle, liste civiche, e questo è il dato che vale, del quale naturalmente il 9 di giugno tireremo le linee. Io la ringrazio, ringrazio Bagnai, ringrazio tutti voi, ma ribadisco che la notizia politica che ci è stata data questa sera in chiusura di trasmissione è quella che ha dato l'onorevole Torto, vale a dire che non ci sono le condizioni adesso per un candidato di Azione. Ma Costantini è civico, non è di Azione. No, io questo lo chiedo ad Azione, però se è collegato, se non si è disconnesso. Era il candidato di Azione. Io non posso non chiedere il gioco delle tre carte, anche queste non va bene. Le occasioni, i scalesi mica hanno l'anello attaccato. È andato via, non è più collegato. Evolutivamente. Ah, cioè, vuole dire qualcosa a proposito di quello che ha sentito qui? Già vedo la sconfitta all'orizzonte. Non sono una persona che si scollega, assolutamente, direttore, ci mancherebbe. Costantini da circa due mesi ha iniziato a prendere delle distanze da Azione, attualmente si è autosospeso,
vedremo nei prossimi giorni. Ci sono delle metamorfosi elettorali. Un piccolo inciso, chiaramente questa è la mia opinione. La sua opinione. Non c'è un coordinatore regionale al momento. Però possiamo dire un Movimento 5 Stelle. È la mia personale opinione alla luce di quelli che sono stati Pescara, anche lo stesso film, le dichiarazioni fatte in questa puntata. Rivivendo su Pescara lo stesso film delle regionali, dove ci sono delle metamorfosi politiche fatte nelle ultime ore per cercare di mettere insieme delle accozzaglie di liste. Ma le liste si presentano i primi di maggio, ne vedremo ancora. Accozzaglie di liste. Mondi lo trattiene per il partito che ha reso gonfio con i passaggi dei trasformisti peggiori anche al suono del denaro. Le do una notizia. Quando parla della finanziaria, perché la vostra campagna elettorale è stata una campagna elettorale con questo dovrà documentarlo nelle sedi opportune. Avete comperato voti e candidati. Siamo stati bravi fino ad ora. Siamo forse sono appartenenti al suo partito. Va bene. Signori. Vi prego. Bene, vabbè. Allora, questo lo stabilirà poi chi di dovere, lei. Assolutamente sì. Ma che c'è stato l'utilizzo? Vabbè, lo ha detto. No, lei sa che quella che utilizza il denaro. Va bene. Così tanto perché sa che ho ragione. L'evento dell'uso del denaro. L'uso del denaro per l'attività politica è vietato dalla legge. Vabbè, lei onorevole. Esattamente no. Noi. Basta. Io vi devo fermarvi. Mi auguro che parta insieme in procura. Così vedremo chi è che ha provato delibere con l'utilizzo del denaro. Non andiamo, vi prego di non andare. Avevamo chiuso talmente bene, insomma, avevamo lasciato questo giallo politico su che succederà al Comune di Pescara. Adesso è arrivato un attimo sul quale io mi dissocio ovviamente sulle cose che sono state dette, perché ognuno se ne assume la propria responsabilità. Loro peraltro hanno l'immunità parlamentare, io non ce l'ho, per cui insomma del giornale prendo le distanze. La commissione affari costituzionali mi garantisce da questo punto, okay. Questo mi rassicura. Bene. Allora, vedremo poi, insomma, onorevole D'Alfonso ha preannunciato i suoi passi formali e soprattutto a noi ci direttore, lei non deve consentire che le coalizioni vengano definite accozzaglie, perché altrimenti lei fa come il suo predecessore. No, guardi. Ha comprato voti, sta dicendo allora, che... Lei ha detto io sto cercando di... Non ricominciamo. Allora, facciamo parlare Bagnai che aveva alzato il ditino. Scusa, vi prego. Emendamenti presentati al PD, alla legge di bilancio. No. Sigla.